Buonanotte ragazzi, sono Darren 4, youtuber ufficiale del Torino FC, veramente a disagio, volevo fare questo video con molta più calma a casa, ma non ho avuto tempo. Se continua a perpetrarlo andare avanti, va a finire che poi veramente non ha neanche più senso tirare fuori l'argomento. Allora, caso Zufferli, caso Beffa, il danno, la Beffa, tutto quanto, cerco di essere veramente conciso e dire tutto quanto. Allora, ho visto il video, la live, l'ultima live di Toro News Media House, nella quale ho visto i primi quarto d'ora e poi dopodiché sono sbottato perché ho detto già questo video devo comunque farlo. Allora, capiamoci un attimo, è successo che, cioè, dopo tutto quello che è successo, dopo il danno che abbiamo avuto, palese e conclamato, sto parlando chiaramente di Torino Monza 1-1, partita rubata, Zufferli, danno conclamato da un episodio precisissimo, ovvero Rocchi che appunto conclama il fatto che Zuffelli abbia sbagliato e quindi di conseguenza il Toro doveva vincere la partita, doveva dare questi rigori tra l'altro, col fatto che è stato sospeso, quindi danno conclamato, io non posso dopo che la dirigenza non dice nulla, Cairo non dice nulla, passa tutto in sordina e vi dico una cosa ragazzi, ma secondo voi, ma se questa cosa fosse successa alla Roma, fosse alla Lazio, alla Juve, all'Inter, a una squadra che lottava anche solo per l'Europa League, ma secondo voi, immaginatevi la stessa cosa, cioè secondo voi sarebbe tutto passato così in sordina? Cioè, veramente, questa cosa qua che solo perché il Toro, minchia, non lotta per nulla se non per, appunto, se non per la Conference League, allora, minchia, nessuno se lo caga. Nessuno se lo caga. Pensate se questa cosa fosse accaduta invece per un'altra squadra che lottava per qualcosa di più importante. Quindi, veramente, Toro snobbatissimo. Al netto di tutto, io devo sentirmi dire da dei giornalisti, perché Nikhil Jal, Federico Bosio e Gualtiero La Sala sono dei giornalisti, no? Di Toro News. Toro News, non come me che sono semplicemente un content creator che con gli occhiali blu dice cose. Io sinceramente non ho nessuna qualifica, sono semplicemente una persona che si mette davanti alla telecamera e parla. Quindi sinceramente potrei anche bleffare, potrei anche trollare, ma sono cazzi miei, ho il mio canale, eccetera. Loro sono dei giornalisti, comunque portano avanti una testata importante, al di là di tutto, per il Toro che è Toro News. Quindi voglio dire una testata importante. Boh, e di conseguenza io credo che non possano dire determinate cose. Cioè, due cose per me è assurdo che l'abbiano dette. Prima cosa, si esordisce in questa live con Nikhil Jal che dice: vabbè, va, non vorrei farlo, ma mi arrendo, so già che devo farlo, dobbiamo parlare di arbitri. E sta cosa l'ha detta seriamente. Ma io dico: ma dopo che abbiamo subito una beffa, un torto del genere, dopo che il Toro ha subito la squadra della quale tu. La squadra della quale tu, appunto, fondamentalmente. Sei giornalista comunque che segue le vicissitudini. Tu mi esordisci dicendo dopo Torino Monza 1-1, Zufferli sospeso, di conseguenza errore conclamato, torto conclamato al Toro che può costare la Conference League, ovvero una competizione europea. Tu mi dici che non vorresti parlare di arbitri. Già qua ti dico, ma sono incompetente. Cioè, mi spiace dirlo, ma te lo dico simpaticamente: sono incompetente perché non ha senso. Io sono il primo che non voglio mai parlare di arbitri. Però in questo caso abbiamo un danno conclamato. Abbiamo un danno conclamato, quindi non ha senso stare a dire non voglio parlare di arbitri. Dal mio punto di vista non ha senso, è una forma a mio avviso di incompetenza. Poi Federico Bosio, che è l'unico di quelle tre persone che stimo a livello di idee, e dice una cosa che però non, a mio avviso non sta nel cielo di terra, anche questa è una roba a mio avviso tra mille virgolette grave all'interno di questo panorama calcistico che ovviamente è un divertimento. Lui dice: ragazzi, ma i due punti che ci ha tolto l'arbitro col Monza, ci avrebbero cambiato la stagione? No. Ma caro mio Federico Bosio, ma, cioè, poi tra l'altro lì Gualtiero Sala, almeno in questo caso, Gualtiero Sala con quale sono d'accordo sempre al 45%, Federico Bosio sono sempre d'accordo al 97%, a parte questa cosa, e Nikhil Jal sono d'accordo allo 0,5%, Gualtiero Sala almeno dice no, non sono d'accordo perché la stagione l'avrebbe svoltata. Federico Bosio, ma veramente anche lì, ma c'è. Cioè, io dico, siete dei giornalisti, o sbaglio, cioè non siete come me dei cazzoni, siete dei giornalisti. Cioè, non potete a mio avviso dire queste cose, e sono solo due cose che ho sentito. Cioè, non si può, io devo subire la beffa di Zuffelli, il danno conseguente, poi la beffa del fatto che viene sospeso, ma viene sospeso per la stagione, tra l'altro come arbitro non come varista. E la stagione, ragazzi, finisce fra un mese, siamo a metà maggio. C'è una roba allucinante, non viene aperta nessuna inchiesta, nessuna indagine, quindi è una cosa fuffa. Nessuno ne parla e per di più devo subire la beffa di tutto ciò con giornalisti del Toro che dicono che, ma sì, non vorrei parlarne nemmeno perché non voglio parlare di arbitri.
Cioè, voi spiegatemi se questa cosa ha un senso. E chiudo dicendo, immaginatevi se questo torto fosse successo a un'altra squadra. Quindi, noi siamo il Toro, chiaramente non possiamo dire nulla, non possiamo fare nulla. Gli stessi giornalisti del Toro non dicono nulla, perché sono giornalisti del Toro, sono ragazzi anche simpatici, ma sono giornalisti, non dicono nulla, dicono queste scempiaggini, noi dobbiamo stare zitti. Questa cosa qui non è andata alla ribalta su nessun giornale, semplicemente Zuffelli sospeso fino a fine stagione come arbitro, che siamo, ripeto, a metà maggio. Io non ho parole veramente... Ditemi voi ragazzi, se volete scrivetevi, se no fate il cazzo che volete.